Davvero sfiniti. Ah, allora riparto. Buonasera a tutti. Sicuramente questo incontro lo faremo durare al massimo fino alle ore 22. Questo lo dico soprattutto per i docenti che eventualmente partecipassero a questo incontro, che sono veramente sfiniti. Quindi mi rendo conto di aver chiesto a tutti un ulteriore sforzo, però da parte mia e da parte di alcuni con cui mi sono paragonata, in particolare il dottor Caglio, responsabile del nostro sportello psicologico, la dottoressa Pampuri, presidente del consiglio d'istituto, e evidentemente anche alcuni docenti, mi sono paragonata con questo grande tema. Finora la scuola l'abbiamo tenuta, abbiamo tenuto la barra, ce l'abbiamo fatta ad attraversare questi 2 anni davvero impervi e ora inizia questa bella estate, per usare Pavese. Una bella estate in cui è giusto che la scuola arretri, la scuola non può ingerirsi di tematiche, di tempi, di spazi che non sono i suoi. Credo però che la scuola abbia il diritto e il dovere di confrontarsi almeno con questa tematica. La bella estate, si diceva. Io sono abbastanza vecchia per ricordare davvero estati meravigliose, estati di un tempo lieto. Lieto vuol dire rigoglioso, generativo, generativo di incontri, di giochi, di esperienze, di dialoghi. Non ho questa stessa certezza per i nostri studenti. Soprattutto ho, insieme agli adulti che mi hanno accompagnato su questa ipotesi, ho il grande dubbio che per i nostri ragazzi, le opzioni siano davvero molto divergenti, molto dicotomiche. Chi vive un contesto relativamente sereno di adulti appassionati, di adulti capaci di fare proposte significative, l'estate potrà essere sicuramente una grande occasione, penso ai viaggi all'estero, alle esperienze sportive, alle esperienze ecologiche, a tante altre possibilità di un utilizzo significativo del tempo. Ho però un grande timore che per molti, che per varie ragioni culturali, linguistiche, economiche anche, diciamolo, non abbiano questa stessa certezza, questa stessa solidità, l'estate sia un'estate di abbandono sulle panchine dei giardinetti. Provocatoriamente, ho anche utilizzato, parlando con un giornalista di un giornale del nostro territorio, una parola forte, sempre sperando che non si incontrino mercanti di morte. Mercanti di morte sappiamo cosa possono, chi possano essere, ma sono mercanti di morte anche quelli che non offrono nessuna speranza, nessuna ipotesi per i nostri ragazzi. Io penso, per esempio, al grande tema dei nostri studenti che vengono da paesi lontani, i cui genitori si sono ben integrati, ma che ora loro, i nostri cosiddetti di seconda generazione, possano usare il tempo in maniera estremamente violenta. Tutti abbiamo avuto qualche giorno fa degli esempi davvero drammatici sui nostri quotidiani. L'inglese, per dire un tempo perso, dice waste time, e waste mi piace ricordare che ha la stessa radice di guasto, è un guastare il tempo, è un rovinarlo, è un opporsi esattamente a quella ipotesi di letizia, di rigoglio, di generatività, che invece rimanda il tempo lieto. Questo è un po' l'orizzonte di senso di questo nostro incontro. Per questo abbiamo chiesto ad alcuni,
autorevoli personaggi, in particolare al dottor Diego Misciosha, che ho scoperto leggendo la sua amplissima bibliografia, che è stato anche l'iniziatore di alcuni nostri sportelli psicologici. Sociosfera, che è ancora un nostro ente col quale collaboriamo, è stato fondato da lui. Attualmente è direttore di una prestigiosa associazione sia culturale, quindi di sviluppo di una riflessione, di una ricerca, sia operativa, di prevenzione e di accompagnamento del disagio, il Minotauro. Ecco, a lui ho chiesto proprio di accompagnarci con una conferenza. Si tratta di un'autorità, di un vertice della psicologia italiana, quindi gli ho chiesto anche di abbassare i toni, di essere il più possibile, di proporci un linguaggio spendibile anche per i non addetti ai lavori. E abbiamo chiesto al dottor Caglio di fargli un po' da spalla. Stiamo all'interno, si diceva, della mezz'ora, dei 40 minuti, dopodiché il dottor Caglio ci presenterà alcune esperienze derivate dal suo sportello. I nostri ragazzi, Federico e Alessandro, se nel frattempo è arrivato anche Alessandro, ci proporranno alcune ipotesi di utilizzo del tempo estivo in maniera utile e divertente, interessante anche per loro. E infine il dottor Federico, in questo momento, ecco, Camerlenghi, ci accompagnerà verso un'altra ipotesi ancora, cioè quella proprio di un rapporto con l'ambiente, come l'estate possa essere per i nostri ragazzi un'occasione di confronto utile, fecondo, col tema della sostenibilità ambientale, che sappiamo bene essere uno dei goal, degli obiettivi del nostro presente. Lascio pertanto la parola al dottor Misciosha, ringraziandolo ancora per essere fra noi, e attendiamo poi un dialogo interessante anche attraverso gli interventi dei genitori. Grazie ancora. Grazie per l'invito, buonasera a tutti voi. Sì, io non sono il direttore del Minotauro, sono un socio fondatore con Gustavo Pietropoli Charmé dell'Istituto Minotauro, che è un istituto che si occupa soprattutto di adolescenti, di giovani adulti. E nel parlarvi appunto del tempo libero dei ragazzi, proprio per l'esperienza, ormai più di 40 anni che lavoro con adolescenti, giovani adulti, credo che sia opportuno prima fare una fotografia di come sono i nuovi adolescenti, perché tutti noi, per capire le esperienze, ci rifacciamo a qualcosa di simile che abbiamo vissuto. Ebbene, l'adolescenza che hanno vissuto la maggioranza dei genitori che oggi hanno figli adolescenti è completamente diversa. Essere adolescenti oggi è un'esperienza veramente profondamente diversa. Quindi dobbiamo capire chi sono i nuovi adolescenti e soprattutto chi sono i nuovi adolescenti dopo la batosta, che ricordava la preside, di 2 anni di pandemia, di lockdown. Teniamo presente che la pandemia e il lockdown ha fatto soffrire tutti, no? Tutti abbiamo vissuto direttamente o da vicino lutti, abbiamo vissuto tutti con sofferenza la chiusura in casa, in particolare ne hanno sofferto i bambini, ma ancora di più gli adolescenti. C'è qualcuno che mi viene in mente, il professore D'Avegna, che ha una rubrica sul Corriere, che ha parlato per gli adolescenti di gelo infernale, riferendosi al periodo della pandemia, nel senso che gli adolescenti sono fatti per vivere nella socialità, nella famiglia sociale, è lì che si sviluppano, è lì che possono attivare i compiti evolutivi. Quindi chiudere in casa un bambino è ben differente dal chiudere un adolescente. Quindi c'è stato un gelo che rimanda ai loro cuori congelati dal bisogno di esercitare le nuove competenze seduttive, le nuove competenze sociali, relazionali. Il loro corpo è stato assiderato dalla solitudine e spesso questo disagio è stato usato proprio dal corpo. Il corpo è diventato megafono di una sofferenza, quindi sono aumentati in maniera esponenziale, pericolosa, gli atti autolesivi, la tendenza a tagliarsi, soprattutto da parte delle femmine, o i tentativi di suicidio. Noi all'Istituto Minotauro lavoriamo soprattutto con casi gravi di
ritiro sociale, disturbi alimentari, anoressie, bulimie e tentativi di suicidio. Ecco, abbiamo visto quasi un raddoppio dei numeri di ragazzi e giovani adulti che hanno sofferto di questo. E in qualche modo quindi dobbiamo capire bene chi sono questi nuovi adolescenti e perché hanno sofferto così tanto. Perché gli adolescenti erano già in sofferenza anche prima della pandemia, perché sono in qualche modo sempre di più ragazzi che sono stati sollecitati dai cambiamenti culturali, una società sempre più accelerata, sempre più carica anche di vissuti narcisistici. E infatti sono ragazzi svegli, con perché hanno aderito in qualche modo agli stimoli, no? Internet, famiglie molto più dedite a seguire fin dalla prima infanzia i ragazzi per scoprire la loro vocazione, sollecitarli con vari corsi. Sono più svegli e dotati però di una bassissima autostima, perché le aspettative narcisistiche, il perfezionismo presente nella nostra cultura li porta ad avere aspettative grandiose, un ideale dell'io, cioè degli ideali di riferimento ipertrofici, troppo grandi, a cui sentono di non riuscire a corrispondere, quindi con un vissuto un po' di inadeguatezza, di insoddisfazione. Ecco, questa è una caratteristica che non c'era una volta. Quando gli adolescenti di un tempo affrontavano le frustrazioni della vita adulta, già gli studi della scuola superiore implicano molte più frustrazioni rispetto ai cicli scolastici precedenti. Quando ricevevano un 3, un 4 a scuola, quando erano bocciati, soffrivano, però poi si rimettevano in piedi rapidamente. Oggi invece, proprio perché c'è già una bassa autostima, la mortificazione, sia quella scolastica ma anche quella relazionale, essere derisi dai compagni, essere rimproverati in modo severo dal genitore o da un professore di fronte ad altri ragazzi, può comportare una frustrazione, una mortificazione con delle reazioni abnormi. Spesso dietro il fenomeno del ritiro sociale, siamo il secondo paese al mondo dopo il Giappone, che ha, soprattutto nell'area dei maschi, sono soprattutto i maschi, che ha questo fenomeno del ritiro sociale, cioè di sentire che ormai la propria immagine è deteriorata, impresentabile, quindi è meglio scomparire. Ecco, questo fenomeno spesso è legato a mortificazioni che una volta sarebbero state sicuramente molto digerite più facilmente. Viceversa, i nuovi adolescenti, la generazione Z, come sono stati chiamati, anche se la parola Z adesso ha un altro significato di un altro problema che è arrivato un po' nella vita di tutti, ma anche ancora di più nella vita degli adolescenti. Non perché gli adolescenti si interessino più degli adulti di quello che succede nella guerra fra Russia e Ucraina, ma perché la guerra in qualche modo ha gettato un'ombra sul loro futuro. E se c'è una categoria che favorisce il processo di nascita sociale degli adolescenti è proprio la fiducia nel futuro. Quindi nel momento in cui già il futuro era stato un po' adombrato da parte degli adulti, perché gli adulti in questi ultimi anni in qualche modo non hanno fatto una buona pubblicità al diventare grandi degli adolescenti. Già gli hanno fatto capire che insomma il mondo sta cambiando, che bisogna impegnarsi a studiare sempre di più, che c'è poco lavoro mal pagato. Per di più, diventando grandi, studiando, i ragazzi capiscono che sulle loro spalle ci sono problemi urgentissimi, che sembrano quasi insolubili, no? Per cui i problemi climatici, problemi di inquinamento, terra, mare, cielo sono inquinati. E sostanzialmente in Italia poi abbiamo anche il problema del debito pubblico che cascherà sulla testa delle nuove generazioni. E quindi, aggiungendoci la pandemia e la guerra in Ucraina, capite che il futuro come categoria che doveva abitare sotto forma di speranza di riuscire a raggiungere una buona posizione sociale, una dimensione di sicurezza, è diventato precario. Di morte del futuro già si parlava verso la fine degli anni Ottanta. È uscito un libro un po' sarcastico dal titolo di un giovane economista: abbiamo un grande futuro dietro di noi, no?
Già in quell'epoca c'era uno psicanalista francese, Raymond Caes, che parlava di crollo dei garanti metasociali, che detto in italiano vuol dire che già verso gli anni 80 e 90 incominciavano a sparire quei riferimenti che davano sicurezza a tutte le generazioni che diventavano grandi, per cui grandi istituzioni solide, cioè i partiti politici, una presenza ancora solida della religione. Ecco, questi garanti metasociali, insieme a un lavoro sicuro, che una volta uno diventava operaio, impiegato a 18-20 anni e andava avanti tutta la vita. Oggi invece il lavoro è diventato precario, le grandi ideologie sono praticamente liquefatte, sparite. Lo stesso si può parlare e dire la stessa cosa anche di aggregazioni che davano più sicurezza, come la coppia. Oggi una coppia è molto instabile, no? Ecco, dietro questa crisi del futuro, viceversa, abbiamo generazioni che hanno nuovi motivi. Guardiamo anche gli aspetti positivi della generazione Z, cioè di coloro che sono nati dopo il 2000. Sono innanzitutto una generazione ecoresponsabile, più delle generazioni precedenti. È aumentato tantissimo il numero di ragazzi vegetariani, quindi sono anche animalisti, ci tengono all'ambiente, agli animali. Sono in qualche modo anche molto più globalizzati delle generazioni precedenti, sono cresciuti parlando l'inglese, girando il mondo con i propri genitori, con esperienze anche scolastiche a volte di scambio con classi di altre culture, quando vanno all'università vanno a fare progetti Erasmus. Quindi è una generazione globalizzata, ecoresponsabile e che soprattutto non si affida più alle ideologie, quindi va alla ricerca di valori. Lo scorso anno io ho pubblicato un libro sui valori degli adolescenti, no? Ed è stato interessante vedere come questa generazione, studiando varie ricerche, sia la prima generazione che è pienamente autonoma nella ricerca dei valori, nel senso che in precedenza non solo i giovani ma anche gli adulti erano dentro una dimensione di apprendimento dei valori eteronoma, come la definiva Bauman, il sociologo Bauman, quello della società liquida. Cioè i valori gli venivano trasmessi, un po' inculcati dalla famiglia, per tradizione, dalla religione, dallo Stato, dalle ideologie. Una deriva all'ideologia, in qualche modo faceva suoi i valori delle ideologie. Oggi i ragazzi hanno preso le distanze delle ideologie e cercano dentro di sé. Questa tra l'altro è anche la posizione più evoluta che ha preso la maggioranza delle persone di cultura. Anche la religione stessa oggi non parla più di riferimento ai dogmi intoccabili. Gli ultimi papi che abbiamo avuto, ad esempio, hanno detto tranquillamente che personaggi atei vanno sicuramente in paradiso più di persone che vanno in chiesa e poi magari parlano male degli emigranti. Quindi viviamo in una società in cui i giovani rappresentano comunque un elemento di speranza per un ideale di pace universale. Sono più dentro quella che io definisco come cultura di pace. La cultura di pace è quella, perché noi sappiamo tanto che cos'è la guerra, ma non sappiamo cos'è la pace, no? La pace non è semplicemente l'assenza di guerra, come si tende a dire. La pace è una funzione psicologica che si basa soprattutto su una simbolizzazione affettiva, anche qui cerco di esprimere in modo semplice, una percezione affettiva del mondo come unica famiglia e quindi su una potente capacità di integrare punti di vista diversi. Una potente capacità di decentrarsi, guardare il punto di vista dell'altro e accettare delle contaminazioni fra le varie culture. Cosa che, se ci pensate, sta avvenendo sotto i nostri occhi. Mia moglie è una maestra di yoga e quando ha iniziato lei a fare yoga, a Monza, in Brianza, c'erano 200 o 300 yoga, oggi soltanto a Monza, dove io abito, ce ne sono una quindicina. E dalla cultura orientale è arrivata da noi anche con tante altre discipline, Tai Chi, Kung Fu, tutta una serie di altre discipline legate alla meditazione. Questo per dire che è una generazione che promette bene ma molto fragile, vulnerabile narcisisticamente. La cosa è stata peggiorata naturalmente dal lockdown. E ci interessa capire quindi di quali risorse ha bisogno nel tempo libero questa generazione. Non solo però per lenire le proprie fragilità, non dobbiamo pensare solo che questa generazione adesso va risarcita, come dice qualcuno, di 2 anni di prigionia che ha
congelato la sua fioritura. Sapete anche voi, chi di voi si interessa di giardino, sa che quando arriva una gelata verso marzo-aprile, quando proprio le piante stanno per mettere fuori i boccioli, il rischio è proprio quello della morte della pianta, no? E effettivamente c'è stata una mortificazione, in qualche caso anche una vera e propria morte, sono aumentati i suicidi dei ragazzi. Però abbiamo bisogno di capire un'altra cosa: a cosa serve il tempo libero, no? La preside prima citava il tempo libero di un tempo più facilmente, come dire, molto più semplice, perché vivevamo in un mondo più semplice dove c'erano meno problemi di socialità. Oggi quella che a mio avviso è una ricchezza, appunto, l'integrazione di persone che vengono da altre culture, rappresenta però anche un problema complesso, perché portano altre mentalità, come abbiamo visto. Immagino che la preside si riferisse agli episodi di violenza verso quelle ragazze che tornavano da Gardaland, no? Di cui hanno parlato molto in mass media nei giorni scorsi. Ovviamente quelle sono persone di altre culture che hanno bisogno di essere educate, una mentalità più rispettosa delle donne. C'è da dire che anche noi italiani, forse 20-30 anni fa, non avevamo questa educazione, l'abbiamo imparata grazie anche ai giovani, appunto, che hanno buttato giù gli stereotipi sugli atteggiamenti maschilisti, patriarcali, o sul disprezzo degli omosessuali, no? Che oggi sono ottimamente integrati, per cui in classe non c'è più un problema da parte di un ragazzo o una ragazza a dichiarare la propria omosessualità. Però appunto questa maggiore complessità del mondo, per cui non si gioca più in strada a pallone, no? Le famose ginocchia sbucciate di cui parlava in un bel libro la psicanalista Vegetti Finzi, oggi si gioca più online, sui computer, da soli o con gli amici, si gioca forse nei centri sportivi o all'oratorio. Però appunto il mondo è un pochino più complesso. Io ricordo quando ero adolescente, a 17-18 anni, già giravo un po' il mondo in autostop. Oggi fare autostop è una situazione un pochino forse più pericolosa di una volta. Il mondo appunto è più complesso. Però io credo che questa sia l'epoca migliore che abbiamo mai avuto. È semplicemente più difficile. Ci muoviamo in un labirinto con più difficoltà, però non abbiamo mai avuto così tante risorse. Non abbiamo mai avuto una medicina così capace di tutelare il progetto esistenziale di chi cresce. E tutto sommato è vero che c'è un futuro con meno sicurezza nel lavoro, ma se noi puntiamo sulla crescita, sull'evoluzione dei ragazzi, il futuro si presenta come appunto più carico di aspettative, più carico di speranze, soprattutto su due aspetti della crescita che sono fondamentali. E già qui incomincio a darvi una sorta di mappa di dove noi dobbiamo andare a scegliere le attività del tempo libero, ricordandoci, soprattutto per chi è genitore di ragazzi che hanno meno di 17 anni, che questa è un po' l'ultima chiamata per il ruolo genitoriale, no? Che deve riuscire a rispecchiare quelli che sono i bisogni, i compiti evolutivi, perché i ragazzi ancora ascoltano i genitori, si fanno un po' guidare sulle vacanze, eccetera, se hanno ancora 14, 15, 16 anni. Già verso i 17, 18 anni bisogna in qualche modo rispettare le loro scelte, anche se si possono le loro scelte in qualche modo aiutare con un atteggiamento però non più prescrittivo. Cioè, è giusto che i genitori tengano un po' conto delle esigenze dei ragazzi quando decidono le vacanze, quindi è opportuno che scelgano vacanze magari con amici, coetanei che abbiano figli della stessa età dei propri figli, o che vanno in vacanze in un villaggio dove è più facile fare amicizia. Come dire, l'ultima decisione è ancora quella dei genitori. Invece verso i 17-18 anni sarebbe già opportuno che i ragazzi iniziassero a fare vacanze anche da soli, magari con un qualche progetto, una qualche tutela. Però la cosa importante è capire che quando i ragazzi crescono, questo vale già verso i 15-16 anni, non vogliono più sentirsi un adulto prescrittivo che dice loro, magari anche con spiegazioni molto chiare, definite, quello che i ragazzi devono fare. Cioè ci vuole un genitore, un insegnante sempre più maieutico. Maieutica è quella disciplina, no? Se ne parlava già Socrate, Platone, che
che serve appunto a far riflettere le persone senza dirgli nulla di prescrittivo, soltanto con l'arte delle domande, proprio facendo domande che fanno riflettere e quindi facendoli ragionare, insomma. E allora, vi dicevo di questa mappa verso cui orientare i ragazzi. Allora, il primo obiettivo è quello, appunto, come vi dicevo, di ricostruire il futuro. Noi dobbiamo in qualche modo fare manutenzione del futuro, incoraggiando i ragazzi ad impegnarsi, impegnare anche il loro tempo libero, se possibile, per acquisire competenze, che possono essere appunto competenze facendo magari attività di volontariato, competenze facendo qualche lavoretto in casa, andando ad aiutare i nonni, i parenti anziani a mettere a posto le loro faccende. E poi dobbiamo avere anche un'idea precisa di quelli che sono i compiti evolutivi, perché i ragazzi, appunto, i compiti evolutivi sono qualcosa, i compiti dell'adolescenza, che non hanno bisogno, diciamo, di istruzione, perché si attivano automaticamente. Verso i 12-13 anni, sia i maschi che le femmine hanno uno sviluppo ormonale, per cui la bellezza dello sviluppo ormonale è questo, no? Che non solo cambia il corpo fisico, ma nella mente si accendono fantasie che sono in qualche modo sintoniche, sintonizzate col cambiamento del corpo. Quindi la mente inizia a pensare sul piano emotivo, affettivo, a un approccio diverso con l'altro sesso, con lo stesso sesso, se un ragazzo e una ragazza sono omosessuali, e si attivano tutta una serie di elaborazioni, condotte anche comportamentali rivolte ad imparare questo mestiere, il mestiere del maschio virile, il mestiere della ragazza femminile, sensuale, seduttiva. E naturalmente oggi, appunto, questi modelli di femminilità e di virilità sono cambiati, sono cadute un po' le barriere che vedevano i maschi e le femmine con diritti e doveri diversi. Oggi femmine e maschi sono proprio finalmente sul livello paritario, nel senso che si possono permettere le femmine le stesse cose che permettevano i maschi una volta, ad esempio esperienze sessuali senza apparire prima del matrimonio dalle poco di buono, no? Quindi caduti quegli stereotipi, i compiti evolutivi sono tendenzialmente gli stessi. I maschi devono dimostrare, perché la virilità spinge in quella direzione, devono dimostrare sicurezza, determinazione, coraggio, qualcosa che assomiglia un po' quindi alla dimensione corporea della virilità, devono essere penetranti, decisi, sicuri, mentre le femmine devono essere capaci di attirare l'attenzione, mostrarci empatiche, tenere. Però questa maggiore fluidità che c'è oggi, appunto, a livello culturale, questo incontro fra maschile e femminile, permette a molti maschi anche di esprimersi su un piano di un codice più femminile, quindi essere comunque capaci di ascolto, di dolcezza, e alle femmine anche di essere loro stesse determinate, decise, penetranti anche sul piano della seduzione. Spesso sono le femmine oggi, con i maschi più timidi, a esprimere per prime l'interesse. Quindi questo è già un primo compito che richiede un grande lavoro, che ovviamente richiede socialità. Sia i maschi che le femmine solo nel gruppo sperimentano il nuovo corpo erotico, la nuova capacità di essere visibili, di suscitare interesse, simpatia. E poi l'altro obiettivo, anche qui pensando al tempo libero come occasione per sviluppare queste competenze, l'altro obiettivo di questa fase della vita è l'autonomia, forse l'obiettivo più importante. E oggi è un po' ostacolato, perché per essere autonomi bisogna essere indipendenti, bisogna aver fatto esperienze nel mondo esterno, mentre oggi i ragazzi sono, intanto ci sono meno figli, ogni famiglia ha uno o due figli al massimo, la maggioranza dei casi, e quindi sono più tutelati, più protetti, e questo rende più difficile la separazione. E poi, appunto, i ragazzi, essendo più vulnerabili, tendono più alla protezione, a restare chiusi in casa, mentre vanno spinti per conquistare autonomia, a vivere tutte quelle esperienze di tempo libero, ad esempio i viaggi all'estero, esperienze di studio all'estero,
Ho esperienza anche di vacanza con amici, anche se non sono con i genitori, magari mandandoli a casa di nostri amici che hanno figli coetanei, in modo che vivano lontano dai genitori. Anzi, questa è una cosa che bisognerebbe fare fin da bambini, no? Dargli possibilità di autonomia, che anche questa è un'altra griglia importante. Gli altri due compiti evolutivi, che sono in realtà si sviluppano bene verso la fine dell'adolescenza, cioè la scelta di un'identità sociale, un'attività lavorativa e la costruzione di valori veri e propri, può essere anticipata durante l'adolescenza favorendo appunto esperienze di tipo etico. Ci sono molte possibilità oggi con internet, se uno clicca, campi di lavoro per i ragazzi, campi di volontariato estivo. Se uno ad esempio si scarica con la nuova applicazione New Life, mi sembra si chiama, che è un'applicazione di volontariato, dove i ragazzi possono interagire, chattare con altri ragazzi che fanno volontariato, possono in qualche modo raccogliere gli ultimi suggerimenti di volontariato. Fino a un po' di tempo fa c'era quella piattaforma Volontari per un giorno, dove ognuno si voleva fare del volontariato, anche di una sola giornata, poteva trovare le proposte in questa piattaforma. Oggi c'è questa applicazione. Quindi, come vedete, sia il tempo libero anche lontano dalla famiglia, però un tempo in qualche modo sintonizzato con i bisogni dell'adolescenza, quindi con i bisogni di stare in mezzo agli altri, possibilmente di entrambi i sessi, stare in una dimensione il più possibile etica, quindi campi di lavoro, di volontariato, vivere esperienze che permettono anche di sviluppare competenze, perché i ragazzi hanno bisogno di sentire che la crescita va nella direzione dell'individuazione e quindi anche della scoperta di ciò che gli piace, assaggiando un po' varie cose, no? Assaggiando varie esperienze. Per questa generazione, non era così per le vecchie generazioni, ma per questa generazione la scoperta del vero sé, cioè essere veramente se stessi, è diventata in qualche modo una dittatura irrinunciabile. Cioè, ragazzi, proprio perché sono più narcisisti, cioè hanno più amor proprio, ci tengono tantissimo a essere se stessi, quindi sono pronti a rifiutare un percorso di studi, buttare via anni di università quando si rendono conto che non corrisponde alle proprie passioni, al proprio vero sé. Quindi meglio che partano prima, scoprendo, partecipando anche magari cicli di cineforum, esperienze artistiche, culturali, che scoprono bene le proprie passioni. Naturalmente la famiglia poi è lì anche a monitorare che queste passioni non siano troppo illusorie. Oggi abbiamo troppi ragazzi che, sollecitati più dal narcisismo, quindi da un ideale perfezionistico, onnipotente, esibizionistico, troppi ragazzi che vogliono fare i registi cinematografici, che vogliono fare i ballerini, gli attori, i calciatori, cioè molto sedotti insomma da messaggi dei mass media. E teniamo presente che il sociale è spesso uno spacciatore di illusioni, non solo sollecita verso ideali stupidi, no? L'esibizione di un corpo magro, guardate le riviste di moda che sono impressionanti, non sono più cariche di anoressiche che di ragazze normali, ma sollecita anche a un consumismo stupido, no? Basato su vestiti alla moda, sull'essere sempre perfetti, no? Forever young, oltre che appunto contenere spesso un edonismo, una forma di edonismo, una forma di riferimento narcisistico all'essere sempre sotto i riflettori, che in qualche modo guasta la mentalità dei ragazzi. È quasi peggio degli agenti patogeni, degli aspetti patologici della società che ho conosciuto io crescendo. Quando io ero giovane, l'unico elemento patologico sociale era il moralismo. Se si parlava di sessualità, sembrava, insomma, come scherza ancora oggi Checco Zalone, no? Si diventava ciechi, cadevano i denti, eccetera. Ma almeno quello era un agente patologico criticabile, si poteva, come dire, entrare in clandestinità come facevano tutti i ragazzi. Oggi invece i ragazzi hanno un nemico che gli entra sotto pelle, che è appunto la cultura del narcisismo. Per quello si devono confrontare con relazioni reali, con problemi, di persone reali in difficoltà.
perché quello fa cadere il narcisismo e fa scoprire la bellezza dei rapporti umani. Io mi fermerei qui perché credo che sia più importante sentire un po' tutte le varie voci e poi eventualmente posso riprendere quello che ho detto nelle domande. Grazie. Grazie, grazie. Le provocazioni sono state tantissime, soprattutto per noi che coi ragazzi viviamo quotidianamente. Certamente ci ha chiamati, ci ha richiamati. Non possiamo... ma non commento, lasciamo agli altri. Dottor Caglio, interviene lei anche attraverso il suo osservatorio privilegiato perché è la nostra scuola. Il dottor Caglio da qualche anno ci accompagna con molta sensibilità, con molta acutezza e quindi credo che possa declinare quello che il dottor Miscioscia ha presentato nella nostra realtà. Prego. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Effettivamente, mentre il dottor Miscioscia parlava, scorrevano un po' dentro di me le immagini di ragazzi, docenti e genitori incontrati in questo anno scolastico all'interno dello sportello d'ascolto. È stato un anno intenso, come penso sia stato in ogni scuola, proprio perché tanti ragazzi, ma anche tante figure adulte hanno chiesto un po' un confronto presso lo sportello. E se da un lato questo è rappresentazione dei disagi anche emergenti che ci sono stati durante l'anno, però credo che anche sia un segnale di una disponibilità a mettersi in gioco sia da parte dei ragazzi stessi, ma anche del mondo adulto. È stato infatti possibile collaborare in più modalità con i docenti che si sono interrogati su come poter intervenire a beneficio degli studenti. E mi vengono in mente appunto alcune figure partendo da genitori che hanno chiesto un consulto e mi ritrovo molto in questa funzione maieutica di cui parlava il dottor Miscioscia, nel senso che vi è proprio una fatica in tanti genitori a sintonizzarsi con aspetti di un'adolescenza che faticano un po' a riconoscere e di conseguenza oscillando un po' tra un tentativo comunque di imporsi come genitori, di far valere la propria voce, di far valere il proprio potere, sapendo però che l'adolescenza è fatta apposta, se vogliamo, per contrapporsi a queste modalità. O dall'altra parte genitori che rischiano di venir meno al loro mandato lasciando fin troppa libertà e possibilità ai propri figli. Questa funzione maieutica penso che sia proprio la via migliore affinché si possa essere vicini come genitori ai propri figli cercando di sollecitare spunti e domande, significati, cercando di stare a una giusta distanza che però possa permettere ai ragazzi e alle ragazze di porsi delle domande e di cercare dentro di sé delle risposte non mosse da impulsività e non mosse neanche da una ripetizione di quello che viene loro presentato dai mass media o quant'altro. Quindi genitori che possono riprendere un po' la loro funzione. Il dottor Miscioscia sottolineava come possa essere l'ultima occasione per esserci in una maniera significativa. Ho incontrato genitori che vogliono esserci, sentono che nei figli c'è il bisogno di una loro presenza, ma che faticano a trovare le modalità più adeguate per stare a contatto e stare in vicinanza. Mi vengono in mente tanti insegnanti, quest'anno ho proprio incontrato insegnanti che ricevono, se vogliamo, dagli studenti tutta la loro fatica nel regolare delle parti di sé, quindi studenti che nella dimensione scuola portano
la loro impulsività, le loro parti ancora infantili che purtroppo inevitabilmente la pandemia ha mantenuto dentro di loro. Insegnanti però che cercano di anche loro trovare un modo per esserci e quindi per sintonizzarsi agli studenti, per cercare al tempo stesso di contenere, di comprendere e reindirizzare sulla dimensione didattica che è quella che compete alla scuola. Sono arrivati poi allo sportello tanti ragazzi, obiettivamente più degli altri anni. In questo però ho trovato anche molta consapevolezza. Ragazzi proprio che hanno percepito un loro disagio e hanno scelto volontariamente di chiedere confronti allo sportello d'ascolto. E questo è segno davvero comunque di una maturità nel riuscire a leggere la propria fatica e nell'avere anche il coraggio di confrontarsi e di attivarsi per trovare delle soluzioni. Rispetto alla tematica del tempo libero, dall'esperienza allo sportello è come se vedessi una divisione tra due gruppi, se proprio volendo sintetizzare proprio anche un po' grossolanamente, ma un gruppo di ragazzi che ha la capacità e o la fortuna di individuare una propria direzione, quindi di riuscire a essere in contatto con dei propri desideri, dei propri sogni, e quindi avere sì magari la fatica di trovare il modo di portarli avanti, la fatica di sostenere talvolta la frustrazione del cammino che porta alla soddisfazione di questi desideri, ma ci sono dentro di loro questi appunto desideri che fanno da guida. Ed è un elemento importante, perché significa innanzitutto aver scoperto una parte significativa di sé e avere un motore, azione significativa che spinge, che permette anche di sostenere la fatica, di sostenere la caduta, la non riuscita, in vista proprio del raggiungimento di un obiettivo. Vi è poi un altro gruppo di ragazzi che, dalla mia esperienza, sono i ragazzi e le ragazze più del biennio e più vicine al passaggio medie superiori vissuto durante la pandemia, che probabilmente a causa della mancata esperienza faticano molto a individuare dentro loro stessi e loro stesse questa spinta motivazionale data dagli interessi, dagli obiettivi, dai desideri, dai sogni. E qui credo che la situazione è più complessa, proprio perché è compito, a mio avviso, ma credo che sia un qualche cosa condivisibile, è compito a questo punto del mondo adulto davvero sostenere nel suscitare gli interessi, nel solleticare un po' la curiosità di questi ragazzi, sapendo che una loro fatica è anche quella di portare pazienza, di non scoraggiarsi, di mantenere costante nel tempo la domanda e la curiosità. Sottolineo anch'io che ho incontrato anche ragazzi che mi hanno infuso tanta speranza, ragazzi con forza di volontà, con motivazione, ragazzi e ragazze impegnati, che hanno uno sguardo sul sociale. Devo dire che è stato anche per me un'alternanza di sensazioni l'esperienza dello sportello. Da una parte ragazzi che mi interrogavano portando proprio un senso di disagio, di vuoto, un senso di un'identità davvero ancora tanto da costruire. Ci sono stati però diversi studenti che mi hanno davvero molto arricchito, portandomi il loro sguardo determinato e sognante verso il futuro. Anch'io mi fermo
con questa breve sintesi di un anno intenso trascorso per poi eventualmente ripresentarmi se ci fosse necessità. Grazie, grazie. Ci tengo a dire a tutti che noi abbiamo raddoppiato le ore di sportello proprio perché la richiesta, come avete sentito, è stata molto più intensa in quest'anno. Il bisogno anche nostro di avere un punto realmente di ascolto l'abbiamo riconosciuto come essenziale. Quindi credo che sia stato davvero un investimento prezioso e la relazione che ci ha fatto oggi il dottor Caglio dice con quanta sensibilità, con quanto realismo e anche però con quanta fiducia sia stato ecco, un professionista al nostro fianco. Se ci ha raggiunto nel frattempo il dottor Camerlenghi, io chiederei a lui, lasciando magari poi l'esperienza dei ragazzi, ecco qua. Quindi passiamo, buonasera, ci conosciamo qui in video. Grazie a una nostra docente abbiamo qui un'espressione di una, credo, da quanto ho inteso, di un accompagnamento significativo, no? Ci siamo sentiti ribadire la dimensione maieutica. Io le chiederei di raccontarci che cosa la sua associazione fa e come vi relazionate, appunto, che cosa proponete rispetto al grande tema del tempo libero. Credo che lei abbia ascoltato, quindi lo scenario, l'orizzonte di senso di questa sera le sia chiaro. Poi lasceremo la parola ai nostri studenti. Grazie. Non la sentiamo, è muto. Forse vediamo se il problema è di sentiamo il dottor Risoluto, professor Risoluto. Vediamo. Scusate, devo fare da regista. Ah, glielo dice? Lui ci sente? Ci sì. Mi diceva di provare a togliere le cuffie. No. No, non la sentiamo. Allora, provi a staccare il jack delle cuffie. Provi? Ah, ok. Non la sentiamo però. Forse proviamo, l'impostazione audio del suo PC che probabilmente ha disabilitato in qualche modo il microfono. Ecco, io direi, allora, se non si offende il dottor Camerlenghi, facciamo parlare i ragazzi e così introduciamo loro, nel frattempo lei ha il tempo di verificare il tutto. Allora, ci sono... Provi ad uscire di nuovo e a rientrare, quando le chiede di attivare il microfono, provi ad attivarlo di nuovo. Allora, Federico e Alessandro sono fra noi? Sì. Bene. Coraggio, povero Alessandro, maturando, diciamolo, un applauso, applauso a Federico che ci ha lasciato sì. L'anno scorso. Prego. Ragazzi, avete capito? No? E quindi a voi chiedo davvero di... Voi siete, non penso che siate dei narcisisti, voi due, quindi vi chiediamo con molta semplicità di raccontare come avete deciso di diventare un po' artefici, protagonisti del vostro tempo e anche di essere capaci di accompagnare i ragazzi invece un po' più fragili, un po' più indecisi. Coraggio, raccontateci che cosa state facendo. Buonasera, io sono intanto un ex studente del Leonardo da Vinci e ho fatto per 5 anni l'oratorio estivo e stasera mi sono proprio chiesto di parlare di questa esperienza dell'oratorio estivo. E, intanto l'oratorio estivo può essere visto come un modo alternativo per
per sfruttare il tempo libero a disposizione, perché nell'estate veramente i ragazzi hanno tanto tempo libero e è un buon modo per sfruttarlo nel miglior modo possibile. Io ho sempre visto l'oratorio come una sfida, in quanto si fanno nuove esperienze, si incontrano nuove difficoltà, nuove conoscenze. Certo, per i ragazzi delle superiori è più facile uscire con i propri amici, andare nei luoghi che conoscono, andare al mare, in montagna e tanti altri luoghi. Però l'oratorio estivo può essere visto come un metodo particolare per fare, oltre a nuove conoscenze, che possono essere simpatiche, possono essere persone che diventeranno amici oppure no, anche nuove riflessioni, nuovi spunti, sia da persone della stessa età, quindi educatori, animatori, ma anche dai bambini, che seppur in modo banale possono dare delle idee che possono dare spunto per delle riflessioni. L'oratorio, in primis, è comunque un luogo per tutti, anche se è comunque cattolico come luogo, è un luogo proprio per tutti, perché non fa differenze tra religione, culture, sesso, e quindi io lo vedo come una sorta di mosaico, che ogni pezzettino del mosaico è diverso l'uno dall'altro per colore, per dimensione, però insieme fa una cosa unica, che è l'oratorio. Quindi il singolo mosaico può essere, il singolo pezzo del mosaico può essere visto come una singola persona diversa da qualsiasi altro pezzo, che però assieme forma l'oratorio. E quindi l'oratorio è veramente un luogo che può far crescere i ragazzi, oltre ovviamente i bambini, ma sia in quanto un nuovo modo per sfruttare il proprio tempo libero, e anche un buon modo per trarre spunto, fare delle nuove riflessioni e crescere da ogni punto di vista. Sì, ecco, io la penso come Federico. Io e lui, c'è da dire che io e lui ci conosciamo dalla terza elementare ormai, e siamo andati all'oratorio insieme, ci siamo rincontrati nella stessa scuola, e però anche se poi ci siamo soprattutto rincontrati in oratorio. Io e lui abbiamo sempre avuto un buonissimo rapporto, e forse quello che la cosa che è riuscita a creare un buon rapporto tra noi due, forse è stato proprio quello, lo stare in oratorio, ma non solo l'estate, perché l'oratorio non è aperto solo d'estate. L'oratorio è aperto tutto l'anno a tutti. L'oratorio estivo è solo una parte di tutto quello che è l'oratorio, di tutto quello che può essere l'oratorio, anche perché i ragazzi, almeno io da piccolo, alle scuole medie, ma anche durante le scuole superiori, fino diciamo alla terza superiore, poi è arrivato il Covid, quindi non si è più potuto. Già dalle scuole medie, banalmente la domenica pomeriggio non sapevi dove andare con i tuoi amichetti, con i tuoi amici, allora dicevi: ma dove vado? Vado in oratorio, tanto è aperto, si può giocare a pallone, c'è il bar dell'oratorio dove c'è il ping pong, magari trovo anche qualche persona nuova da conoscere. E forse è stato proprio quello che poi ci ha tenuti lì dentro, in quel posto che era sicuro, dove i nostri genitori sapevano di poterci lasciare lì in tranquillità, sapendo che eravamo in un posto protetto ma aperto a tutti, dove è un posto aperto al dialogo, al confronto reciproco.
d'inverno, io dico d'inverno per non dire durante il periodo estivo, gli incontri in oratorio avvengono un sacco di incontri tra i ragazzi delle scuole medie, che si incontrano tutte le settimane, come i ragazzi delle scuole superiori si incontrano tutte le settimane, e i loro educatori, perché sì, i ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori, dell'oratorio, come gruppi, hanno degli educatori, e gli educatori sono ragazzi come noi, come per esempio io e Federico possiamo essere ragazzi, educatori dei ragazzi delle scuole, dei primi anni delle scuole superiori, come i ragazzi di 17-18 anni, che iniziano ad avere 17-18 anni, iniziano a fare gli educatori dei ragazzini delle scuole medie, perché sì, alle scuole medie i bambini, e alle scuole medie i ragazzi sono ragazzi, non sono più bambini, quindi bisogna iniziare a trattarli come tali. Io penso che in oratorio, ma un po' come in tutti i luoghi in tutti i luoghi frequentati da gruppi di ragazzi giovani, quindi compresi tra la seconda, dalla seconda media fino, non so, ai 20 anni, 25 anni, ci debba essere in questi luoghi un po' di felicità, di allegria, perché se notiamo in questi luoghi non c'è mai tristezza, non c'è mai sconforto, dolore, però può capitare che uno sia affranto, sia un po' scoraggiato, no, dai momenti della propria vita, perché può capitare a tutti di essere un po' scoraggiati, come è successo a me in seconda superiore, che sono stato rimandato alla classe successiva. Sono cose che capitano. Ho capito dove ho sbagliato e poi ho ripreso. E tra l'altro uno dei posti, uno degli ambienti che mi ha aiutato a ripartire proprio quell'estate è stato l'oratorio, sono stati i miei amici dell'oratorio, perché mi hanno dato la forza, mi hanno dato una mano, mi hanno sostenuto e mi hanno detto: oh, riparti da zero, non fermarti qui, non scoraggiarti. Ed è proprio quello che ho detto a un ragazzo dell'oratorio che viene nella nostra scuola, quando ho avuto un momento un po' di sconforto, di scoraggiamento. Quindi secondo me anche il compito che poi io e Federico ci ritroviamo è quello del restituire quello che ci è stato dato, perché se a me e Federico d'estate in oratorio non avessimo iniziato ad andare in estate in oratorio da piccoli, non avremmo mai visto cos'è l'oratorio, ok? E se non avessimo mai ricevuto l'educazione dello stare insieme, dello stare in gruppo, del rispetto reciproco, dell'aiuto verso gli altri, dell'aiuto reciproco, io e lui probabilmente non saremmo qui a parlare e a confrontarci. Quindi a noi c'è stato quello che ci è stato dato, poi noi cerchiamo di rimandarlo e di restituirlo, e speriamo vivamente, io e lui, cioè almeno io spero, poi penso anche lui speri, che poi quello che stiamo dando ai ragazzi più piccoli con più difficoltà rispetto, penso, agli anni passati, poi i ragazzi di adesso lo ridaranno alle nuove generazioni, così in avanti. Ecco, c'è da dire che negli ultimi anni penso che si faccia più fatica, questo l'ho riscontrato, che già dalle scuole medie c'è stata una forte diminuzione di ragazzi che frequentavano l'oratorio,
E quindi non lo so, io sono un po' titubante, nel senso che cioè, non so se è un fenomeno che magari passerà, però sì, abbiamo proprio notato che c'è stata una diminuzione significativa dei ragazzi che frequentavano gli oratori, soprattutto dopo la pandemia. E adesso stiamo cercando di rimediare in tutti i modi, in modo difficile, perché comunque io ormai quest'anno ho la maturità, quindi già l'oratorio estivo quest'anno non lo seguirò. Federico, lui penso neanche lui riuscirà tanto, comunque forse non lo so se Fede, dimmi te se sei stato tirato in mezzo per fare il responsabile quest'anno, forse. No, perché so gli esami, però comunque... No, vi fermo perché il tempo è prezioso, voi ci avete descritto sicuramente una passione, abbiamo parlato di oratorio, ma appunto come paradigma, no? Di una ipotesi di convivenza, di condivisione, di responsabilità, di aiuto. Magari Alessandro avrebbe potuto parlare anche della dimensione sportiva. Qui noi abbiamo un liceo sportivo, lo dico al dottor Miscioscia, si apre tutto il dramma, lei parlava di narcisismo, lo sport può anche assumere caratteristiche ahimè patologiche o d'essere nel momento del fallimento un'occasione di ulteriore di un dramma, di una crisi. Una dimensione di sport come quella che invece immagino Alessandro e Federico abbiano vissuto, che è un'esperienza sicuramente come dire dilettantistica, no? Ma che ha una possibilità di tener viva, di tener carica di tener carico l'umano. Non dimentichiamoci che l'oratorio di karate è anche un grande luogo di intercultura, perché i nostri ragazzi anche di tradizioni diverse trovano lì un ambito e anche di aiuto allo studio, no? Perché sappiamo che lo abbiamo fatto anche nei nostri locali quando è stato possibile, ma sicuramente l'oratorio è proprio un luogo di accoglienza importante anche su questo tema. Credo che Camerlenghi adesso ci possa parlare, siamo riusciti a... Era un colpo di tosse strategico per provare a capire se mi stavate sentendo. Perfetto, grazie infinite a lei allora e benvenuto, prego. Grazie mille, mi scuso, sono felicissimo di esserci, sono molto imbarazzato perché rappresento una struttura che ha una preparazione meravigliosamente distante da chi mi ha preceduto, ma forse questo è il bello di averci messo assieme. Velocissimamente lavoro con una struttura che si chiama Proteus, che si occupa da circa 20 e più anni di didattica ambientale, di gestire campi estivi e di creare attività nel mondo della scuola, partendo come mettendo al centro del nostro lavoro l'ambiente, la natura. Un tempo si parlava di educazione ambientale, adesso si parla di educazione alla sostenibilità, molte cose sono tornate. Il mio punto di vista, il nostro punto di vista, è penso complementare a quello che è stato illustrato, perché ad esempio noi vediamo nell'arco di un anno, io vedrò una settantina di classi di diverse scuole, dalle elementari alle superiori, e gestiamo anche appunto diversi campi estivi che incominceranno poi da lunedì in poi. E se vogliamo, quello che possiamo portare noi come testimonianza è l'enorme valore che continua a avere ancora la natura, l'ambiente per i ragazzi. E se io devo associare questo concetto ambiente al tempo libero, ma anche all'interesse dei ragazzi, allora mi viene spontaneo fare anche un paragone tra genitori, e io sono un genitore tra l'altro, e i docenti. Vale a dire, proprio per essere breve ma essere chiaro, io invito tutti a dare fiducia all'ambiente, alla natura, perché se dobbiamo mettere assieme il tempo libero, il valore che ha e come confezionarlo, da sempre noi riusciamo a vedere che l'ambiente, la natura, quello che ci circonda, è un segnale fortissimo per i ragazzi. C'è solo un grande problema, una piccola precauzione che bisogna usare, perché sicuramente quando noi parliamo con i ragazzi e proponiamo di fare qualcosa legato alla natura, all'ambiente, non c'è mai l'ok di partenza.
Se io propongo in una scuola facciamo un'escursione in natura, gli studenti punterebbero subito invece ad andare in una città. Se propongo a dei ragazzi facciamo un campo estivo in cui andiamo a camminare o andiamo sul lago, perché noi qui siamo vicino al lago e tutto, sicuramente c'è una diffidenza perché si punta a qualcos'altro. La scommessa da vincere, e lo chiedo a me, a noi genitori, ma anche ai docenti in contesto scolastico, è proprio questo: superare questa apparente non voglia da parte del nostro interlocutore. Ma vi posso garantire con numeri, cifre e tutto quello che volete voi, che prendere un ragazzo, portarlo in natura, è una partita già vinta. La cosa difficile è, se volete, portarlo, ma una volta che l'hai portato, hai vinto, perché esistono delle cose che ancora i ragazzi cercano e che forse non hanno avuto, che ancora abbiamo, siamo in tempo per poter dar loro. Ad esempio, io arrivo oggi da un'escursione in Piemonte con una scuola superiore ed eravamo a camminare, puramente camminare in natura. Abbiamo preso un sacco di acqua e di vento ed è stata forse la cosa più bella che i ragazzi hanno fatto. Abbiamo attraversato un torrente in cui in pochi sono riusciti a mettere i piedi sui sassi, tutti avevano l'acqua alle caviglie. Nessuno si è lamentato, si sono divertiti tutti, e quando il feedback, prima di salire sul pullman per rientrare, la cosa più bella è stata l'apparente disagio che noi gli abbiamo dato, cioè bagnarsi, il vento, aver freddo e tutto quanto. Vale a dire, il concetto di libertà, il fatto di poter prendere la pioggia, e noi glielo dicevamo: ragazzi, non preoccupatevi, prendete la pioggia, è un'esperienza, è un qualcosa che piace, ma che magari nessuno ha il coraggio di dire e di chiedere di poter fare. Correre in un prato, stare al vento, mettere i piedi in acqua, sono una serie di emozioni che noi al nostro interno come operatori definiamo l'effetto wow, cioè quando riesci a far dire a un ragazzo, a una ragazza, che sia delle elementari, delle medie superiori, che siano quelli dei campestri, wow, cioè aver creato un'emozione. E io posso, mi permetto di proprio espormi dicendo: sappiate che la natura è uno strumento wow. Fidatevi, andate oltre un'eventuale diffidenza, perché i ragazzi, è vero che, come si veniva detto prima, c'è internet, ci sono tutte queste cose, ma forse ci sono perché c'è il buco che noi lasciamo aperto. Quindi se noi proviamo a senza aver paura di essere antichi, di essere standardizzati, di essere non sul pezzo, ma la natura, l'ambiente, fare sport, come qualcuno ha detto, e fare sport nella natura è ancora più bello, sono veramente degli strumenti importanti. Noi, i nostri campi estivi, che incominciano la settimana prossima, li basiamo tantissimo su questo. Fare un'escursione notturna, cioè con le pile, è un effetto wow triplo, perché poi di questo si ricordano i ragazzi. Fare andare, ok, sul lago, in barca a vela, sono cose, barca a vela non perché la barca che è chissà che cosa, ma perché è un'esperienza, ti bruci col sole, ti schizzi quando non vorresti, lavori con gli altri perché devi far girare la barca, insomma sono tutte cose. Quindi, per non rubare troppo tempo, perché comunque sono certo di aver lasciato un piccolo seme, chiedo, mi permetto di chiedere ai miei colleghi genitori, e mi permetto anche di ricordare, ma mi sembra forse superfluo, ai docenti, che l'ambiente, la natura è una carta vincente. Poi potremmo parlare del concetto di sostenibilità ambientale, sulla quale poi magari non sono così convinto che i giovani di adesso siano così consapevoli. Magari conoscono i temi, ma non ne sono consapevoli e quindi dicono una cosa e ne fanno un'altra. Ma forse non è questo il momento di parlare. Io veramente, e chiudo, davvero, mando questo messaggio, garantisco assolutamente, e spingo chiunque, educatori, operatori, docenti, ma soprattutto genitori, portateli in natura, ragazzi, perché un sabato pomeriggio in un prato, in un torrente, non ha valore, non ha un prezzo, perché è quello che davvero vi fa vincere la sfida, se la vogliamo chiamare sfida, per riempire il tempo libero. È evidente, è uno dei modi, perché pensare che sia solo questo, si rischia di andare dall'altra parte della barricata e quindi di non essere accettati. Vi ringrazio per il momento. Siamo tesoro della sua proposta, anche perché la nostra scuola va anche, no, nella direzione della sostenibilità, e quindi anche l'ipotesi di percorsi di alternanza che trovino in esperienze simili la propria
la propria concretezza, sono, almeno nella mia mente ci sono. Dunque, di domande credo. Sarebbero delle domande, sì. Aggiungo la signora Pampuri. Sì, ecco. C'è comunque, io direi che la signora Pampuri è giusto, che visto che l'incontro era prevalentemente pensato per i genitori, ma credo che tanti docenti si siano sentiti suggerire ipotesi di lavoro nuove. Dottoressa Pampuri, vuole fare sintesi di alcune delle domande che sono arrivate? Certo, allora diciamo che sostanzialmente le domande che sono arrivate riguardano in particolar modo il ruolo che un genitore, la modalità con cui agire quel ruolo maieutico di cui si è accennato diverse volte in differenti circostanze, cioè visto che, come diceva il professor Miscioscia, la realtà sociale che circonda i nostri figli oggi è, come dire, peculiarmente più preoccupante di quello che era per noi alla loro età, come possiamo come dire, favorire i loro percorsi di esperienze autonome tenendo sotto controllo le nostre paure, diciamo. Si diceva, si cerca di fare delle esperienze in famiglia, di non lasciarli fare anche quando hanno 17-18 anni delle esperienze da sole, perché si ha paura che non siano in grado di raccogliere i cocci di eventualmente derivanti da queste esperienze. Quindi come possiamo noi genitori educarci a evitare di avere questo tipo di paure che frenano lo sviluppo delle autonomie dei nostri ragazzi? Bene, credo che questa sia prevalentemente per il dottor Miscioscia, è il rapporto, il rischio, no? L'educazione al rischio mi viene da sintetizzare. Prego. Sì, l'educazione oltre che al rischio anche all'assumersi responsabilità, come hanno testimoniato molto bene Alessandro e Federico, no? Che hanno dimostrato come assumendosi delle responsabilità si sconfigge il narcisismo, no? Mettendosi a disposizione degli altri. Però io vorrei tranquillizzare Alessandro che diceva che meno ragazzi vanno all'oratorio. Ci sono tante altre esperienze, no? Ad esempio l'impegno ambientale. La mia figlia più piccola, ad esempio, non ha mai frequentato l'oratorio, però è stata fin da ragazzina un'animalista, un'ambientalista molto impegnata, è stata prima socia della LAV, Lega Antivivisezione, poi ne ha fondata a 18 anni lei una sezione a Monza, e faceva l'estate in centri faunistici, in un centro faunistico sopra Bologna, poi in Inghilterra, così si acquisiscono responsabilità, autonomia, no? Ci si gioca sui valori. E naturalmente vedevo nella domanda di un genitore che diceva come fare ad avere un atteggiamento più sanamente distaccato, no? Non si tratta di distaccarsi dai figli, anzi, proprio perché, come ricordava Sonia Pampuri adesso, è un'età molto delicata, difficile e complessa più che in passato. Bisogna essere ancora più vicini di come eravamo vicini ai nostri figli quando avevano 8-9 anni, però dobbiamo essere vicini con un atteggiamento emancipante, cioè sintonizzato con i compiti evolutivi, quindi con un incoraggiamento non infantile, dai che sei bravo, che ce la fai, no, ma con un atteggiamento che premia l'impegno, la responsabilità, che dice che le risorse ci sono. Il futuro, come dicevo prima, è qualcosa da ricostruire nella mente dei nostri ragazzi, prefigurandolo, quindi dialogando con loro, se sono consapevoli della complessità del mondo. Poi imparando con loro, no, attraverso un dialogo, a gestire questo futuro e poi accompagnandoli verso questo futuro con le risorse, avvicinando le risorse del mondo, facendogli capire tutte le possibilità che ci sono e anche sviluppando gli atteggiamenti giusti, dobbiamo aiutarli a identificarsi col proprio potenziale di crescita, riorganizzando la speranza, perché i ragazzi oggi facilmente perdono la speranza. Il narcisismo non va del tutto, come dire, condannato come se fosse una parolaccia. Narcisismo vuol dire amor proprio. In passato possiamo dire che purtroppo c'era troppo poco narcisismo. Le donne avevano troppo poco narcisismo, si facevano fischiare per strada, molestare, stare zitte.
gli omosessuali si vergognavano di essere omosessuali, i disabili accettavano una condizione non tutelata, non protetta. Oggi c'è più amor proprio e questo è un bene. Non deve superare una soglia in cui l'amor proprio poi uccide il noi. L'io diventa ipertrofico e distrugge l'amore per gli altri, anche perché egoisticamente è stupido investire troppo sull'io, perché noi siamo animali sociali, stiamo bene se apriamo il cuore e ci spendiamo in relazioni di aiuto, di amore, di solidarietà. Come aveva ricordato prima, come ti posso aiutare? Come aveva ricordato prima l'altro relatore, l'ambiente è un grande potenziale, ma è anche un bisogno di questa generazione, che è una generazione consapevole anche per motivi di amor proprio sano, non vuole più farsi inquinare il proprio mondo, non vuole più vedere animali che si estinguono, un pianeta in cui si rovina il clima. E non a caso sono i giovani i protagonisti, più le femmine paradossalmente però. I Fridays for Future è un'organizzazione in cui c'è una prevalenza femminile, ma sicuramente è un'organizzazione giovanile. Allora, spingere i ragazzi ad accettare un rischio pensato, ragionato e poi dargli autonomia è importante. L'oratorio è una buona sede, ma molti ragazzi hanno voglia di sperimentarsi più da soli, ad esempio, per cui lo scautismo, ad esempio, permette una sperimentazione autonoma, no? Ma anche lì c'è un po' la stessa struttura, no? C'è un capo scout di solito. Oppure esperienze in altre organizzazioni di tipo ambientalista o etico. C'è ad esempio quel bravo prete Don Gino Rigoldi che porta i ragazzi in Romania a aiutare i ragazzini abbandonati, eccetera. Sono davvero tantissime esperienze. Le mie figlie, ad esempio, sono cresciute anche con queste piattaforme sociali interessanti, il couch surfing, che significa fare il surf sul divano. Uno si iscrive e poi ospita e può essere ospitato da qualsiasi persona che si è iscritta nel mondo gratuitamente. In casa mia sono passati giapponesi, ragazzi lituani, cioè li abbiamo ospitati e mia figlia a sua volta è andata in Giappone con tre amiche, ospita gratuitamente di vari giapponesi. Oppure ci sono altre piattaforme che permettono ai ragazzi di incontrarsi, il WOOF, ad esempio, WOOF, è una piattaforma che permette di fare esperienze di agricoltura ecologica in giro per il mondo. È una piattaforma mondiale, quindi la figlia di un mio amico è andata in Australia a farsi 6 mesi dopo la maturità in un'azienda agricola. Come vedete oggi internet ci offre anche molte opportunità. Qualcuno chiedeva anche come favorire un uso consapevole. Soltanto se noi dialoghiamo senza essere invadenti con i nostri figli è possibile che loro ci danno fiducia. Quindi li dobbiamo ascoltare senza giudicare, e se c'è qualcosa che non ci va bene dialoghiamo facendo domande, mostrando che li rispettiamo, che vogliamo capire il loro punto di vista. Poi loro stessi ci chiederanno qual è il nostro punto di vista. Il guaio è che spesso anche noi genitori siamo in difficoltà, quindi ben vengono gli sportelli come quello gestito dal dottor Caglio, che conosco benissimo, un bravissimo psicoterapeuta. E perché anche i genitori a volte usano i figli un po' come protesi, no? Per consolarsi, se li tengono vicini, li tutelano. Ad esempio, il caso più difficile che sto seguendo adesso è quello di un ragazzo, anzi, dovrei chiamarlo un uomo perché ha quasi 28 anni, che è stato sempre un bravissimo ragazzo. Ha frequentato per qualche anno l'oratorio, però senza prendersi responsabilità. Poi, quando i suoi amici diventavano più grandi, iniziano a corteggiare, non se la sentiva, era troppo timido, però era sempre apprezzato dai genitori e dagli insegnanti, ottimi voti, si è laureato, diplomato col massimo dei voti e si è laureato col massimo dei voti, però non ha mai corteggiato una ragazza, non ha mai avuto un gruppo di amici, ha sempre frequentato un unico ragazzo timido come lui, imbranato come lui, quindi apparentemente per gli adulti poteva essere un bravo ragazzo, per me è un fallimento totale. Non ha autonomia affettiva, è fragilissimo, non ha mai sviluppato un'identità virile, ha paura delle ragazze, va in vacanza a 28 anni con i genitori, io dico, ma non ti vergogni, sta sotto l'ombrellone, 28 anni. Lui dice, no, ma sto bene, anche gli amici dei miei genitori sono così simpatici. Cioè, capite, ha un blocco evolutivo molto grave.
che non gli permette di amare, che non gli permette di vivere, di socializzare, è a crescita bloccata. Mentre ad esempio è più facile correggere Francesca, che è una ragazza che ho visto oggi, che a 15 anni, come dire, fa la spavalda, per cui ha festeggiato la settimana scorsa la festa di compleanno, mettendosi dalla sveglietta mezz'ora prima che i genitori tornassero a casa, perché doveva scappare in cantina per portare giù 20 bottiglie di vodka, whisky, perché alla sua festa di compleanno ci doveva essere alcol. Purtroppo sappiamo che l'80% dei ragazzi usa alcol, no? Per darsi un tono, per fare qualcosa di trasgressivo, mentre il 26% fa uso di canne. Però sono ovviamente scelte spavalde, pericolose, che vanno smascherate come illusioni da parte degli adulti. Non vanno solo proibite, perché i ragazzi sono più bravi di noi a nascondere. Io ho seguito un ragazzo che per 4 anni, prima di chiedere aiuto, nascondeva bottiglie di vodka e di whisky sotto il materasso addirittura, perché stava male, si doveva anestetizzare così. Quindi bisogna più dialogare smascorando l'uso illusorio di queste cose, delle canne, dell'alcol. Non serve a crescere, anzi inibisce la crescita. Le vere scelte trasgressive sono le scelte coraggiose. Vai a farti una settimana in un campo di lavoro, vai a lavorare in un centro faunistico, vai a Milano a aiutare i barboni alla mensa dei poveri, vai a assumerti in oratorio la responsabilità di un gruppo. Queste sono le cose che fanno crescere. La ringrazio moltissimo. Il tempo è quasi terminato e siamo davvero tutti alla vigilia per noi dell'impegno scrutini e affini. Io ho solo una domanda ancora che mi angustia. Non so quanti genitori ci siano qui oggi, non dico non mi interessa, ma non è questo il tema. Però, dottor Miscioscia, noi siamo una scuola davvero molto che raccoglie contesti molto diversi. In molte sue ipotesi di lavoro ha dato in qualche modo per scontato di avere degli adulti interlocutori sensibili, no? Magari impauriti, ma sicuramente sensibili. Purtroppo voi credo ci troviamo di fronte a una povertà educativa che non riguarda i ragazzi sono vittime, ma è una povertà educativa di tanti genitori travolti da tante emergenze. Quindi che cosa dire a genitori più poveri, dove il povero evidentemente non ha solo una connotazione economica ma affettiva, ripeto, etnica e altro. Io personalmente mi sento di fare un appello ai presenti e ai più ricchi, perché la genitorialità sia un po' in qualche modo condivisa. No, la mia preoccupazione, torno a dire, è quella che i ragazzi più poveri siano quelli della panchina. Vorrei ovviamente ricordare che non è lasciandoli sulla panchina che noi ci difendiamo, no? Perché sappiamo quella categoria a cui lei ci richiamava di bene collettivo, di ecumene, mi viene da dire. Mi fermo qua. Ai più poveri, con i più poveri, come ci si muove? Beh, l'ha detto lei stessa, no? Facendo riferimento a un concetto di socialità che in realtà è più sviluppato di quello che crediamo. Noi abbiamo una rete di volontariato straordinaria, a volte svolta anche dalle singole persone. A me spesso, io ho lavorato anch'io nella scuola come psicologo scolastico, e per 5 anni che come insegnante, mentre mi specializzavo, ho diversi amici insegnanti. Proprio 2 anni fa, ad esempio, mi hanno segnalato una ragazza pakistana, una famiglia integralista, che voleva scappare di casa, aveva già tentato il suicidio perché volevano farle sposare un uomo anziano che arrivava, non l'aveva mai conosciuto. Io invece di riconciliarla con i genitori, che mi sembrava impossibile, le ho trovato, grazie a un assistente sociale, una struttura che l'ha ospitata, ormai maggiorenne questa ragazza, nell'ultimo anno, e le ho offerto gratuitamente la psicoterapia per 3 anni. E adesso è una ragazza splendida, insomma, si è ricostruita grazie a una serie di figure, gli educatori della comunità che l'ha ospitata, io che l'ho aiutata a trovare anche un lavoro dopo la maturità, sta studiando all'università e lavora. Questo per dire che ci sono molte possibilità.
potremmo anche fare dei progetti per coinvolgere questi genitori, no? Magari progetti che può anche pensare la scuola. E comunque, appunto, i ragazzi, teniamo presente che vanno in cerca nella famiglia sociale, quindi negli insegnanti stessi. Io so bene, lei l'ha ricordato più volte, la fatica dell'essere docenti. Io quando faccio corsi di formazione per docenti, per insegnanti, prima di tutto esprimo ammirazione, perché avendo fatto l'insegnante, so bene la differenza fa vedere una persona per volta che ha voglia di essere aiutata rispetto a 25 persone di cui magari una metà è anche problematizzata e porta i suoi problemi a scuola in vari modi, magari disturbando, creando caos e purtroppo non studiando, magari perché stanno troppo male per poter studiare. Quindi l'insegnante non si può inventare educatore, psicologo, oltre che esperto della materia e docente della materia, no? Però in qualche modo può imparare a collaborare meglio con gli operatori, no? Io credo molto nella multiprofessionalità, credo che ogni adulto a diverso livello dovrebbe lavorare in sinergia, in un'ottica di multidisciplinarietà, multimodalità, quindi non solo, ad esempio io non lavoro solo con la psicoterapia, ho un educatore che collabora con me, che lavora proponendo esperienze di tempo libero, esperienze di lavoro, ho un musicoterapeuta che collabora con me, che propone musicoterapia, e quindi e poi anche multisistemica, a volte bisogna lavorare, come ricordava lei, sulla famiglia invece che sui singoli ragazzi, no? Convocare i genitori, indirizzarli presso i consultori dove c'è spazio gratuito di consultazione. Oggi c'è anche il bonus psicologico per le famiglie più deboli. All'Istituto Minotauro abbiamo un consultorio gratuito per le situazioni più gravi, no? Esclusivamente per le famiglie povere con situazioni molto gravi. Quindi ci sono le risorse, bisogna conoscerle e attivarle. La ringrazio. Io davvero chiuderei questo incontro piena di gratitudine. Poi sono incontri che dovremmo riproporre e benvenga. Questa volta è stato un po' sollecitato dal dialogo col dottor Caglio, ma sollecito tutti, genitori e docenti, a farsi promotori. Credo che siano momenti cruciali che davvero spero che siano ipotesi di lavoro. Sicuramente il tempo estivo può essere una grande occasione, ecco, non perdiamoci di vista, mi viene da dire, non perdiamoci di vista. Qui, come suggeriva il dottor Miscioscia, cioè il tema della multiprofessionalità, della rete, no? Il famoso tema delle reti, noi ci siamo sforzati di promuovere questi modelli. Io spero che per i genitori presenti siano state offerte delle opportunità, anche evidentemente delle nuove responsabilità, però in un clima sostanzialmente positivo, no? Mi pare che i soggetti coinvolti siano ben consapevoli della fatica, del dramma, delle ferite che questo contesto che stiamo attraversando porta, ma anche di ipotesi positive. Ecco, senza ipocrisia, credo che siano state indicate alcune ipotesi di lavoro importanti. Chiedo alla dottoressa Pampuri se vuole aggiungere qualcosa, visto come presidente del Consiglio d'Istituto la componente genitori è davvero protagonista. Prego, vuole aggiungere qualcosa? Non la vedo più. Abbiamo persa. Ah no, sono qua. Eccomi. Allora, dicevo, volevo ringraziare tutti per gli spunti veramente interessanti. Concordo sul fatto che sia molto importante che sia in contesto familiare che in contesto scolastico si agisca in maniera multidisciplinare e con più figure di riferimento da fornire ai nostri ragazzi.
soprattutto nel caso delle famiglie più fragili e dei ragazzi più fragili. E vi ringrazio veramente per l'opportunità di questo confronto che faccio presente, farò poi una piccola relazione che metterò a disposizione sui nostri canali social dei genitori che per varie ragioni non hanno potuto assistere direttamente alla cosa, in modo che i vostri preziosi suggerimenti possano arrivare al maggior numero di persone possibili. Grazie ancora. Grazie a tutti e buona estate. Buona bella estate. Grazie davvero anche ai ragazzi che ci hanno salutato. Arrivederci, grazie anche a Risoluto che ci ha accompagnato con la tecnologia buona. Dottor Camerlenghi, non la perdo di vista. Dottor Miscioscia, buonasera a tutti, grazie. A voi. Ciao Paolo Caglio. Arrivederci. Arrivederci.